Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ufficialmente entrati nel mese di maggio, quindi come tutti i mesi io vi propongo il video sulle novità editoriali. Vedremo insieme cosa potremo leggere in questo mese. Il primo libro si intitola La bugia perfetta ed è un classico thriller. Una giovane profiler dell'FBI che deve indagare sull'assassinio di una popolare e affascinante insegnante di fitness che viene trovata morta assassinata. Le indagini porteranno alla luce un sacco di tresche e di segreti molto contorti. Il secondo libro, di tutt'altro genere, si intitola Kashmir Rosso ed è la storia di due donne che a un certo punto incroceranno i loro destini. Abbiamo Alessandra, che è una giovane donna proprietaria di una boutique di Firenze, che però è sull'orlo del fallimento. Lei fa un viaggio in Cina, visita un mercato e rimane colpita da un maglione di cashmere rosso che è stato realizzato da una ragazza con l'ultima lana del suo gregge. Questa ragazza viveva in Mongolia, però il suo gregge purtroppo è stato sterminato da un'estate troppo calda e poi da un inverno troppo rigido. Quindi è stata costretta a lasciare la sua casa e a trasferirsi in Cina. Per lei questo maglione significa casa, significa radici. Tuttavia lo vende ad Alessandra e per ringraziarla Alessandra le lascia il biglietto da visita del suo negozio. Poi questo incontro molto rapido, molto fugace, finisce lì, però la ragazza rimane comunque molto colpita dalla figura di Alessandra, continua a ripensarci e le viene in mente di fare un viaggio in Italia pensando che potrebbe essere l'occasione per dare una svolta alla sua vita. Quindi decide di partire, fa un viaggio molto lungo, molto complicato, ma finalmente arriva nel negozio di Alessandra, negozio che ormai sta per fallire. Però sarà proprio questa ragazza a dare ad Alessandra la forza di risollevarsi, di ricominciare. Quindi in qualche modo questi due destini si intrecceranno per la seconda volta e sapranno darsi a vicenda la forza per mettere in atto un grande cambiamento. Il prossimo libro si intitola Se l'acqua ride ed è uno spaccato dell'Italia degli anni 60 vista con gli occhi di un bambino che sta crescendo. Questo bambino aveva il sogno di fare il barcaro, che è la stessa professione che faceva il nonno, però presto si rende conto che è una professione incerta perché l'Italia sta cambiando molto rapidamente. Intanto i trasporti si stanno potenziando sempre di più, però privilegiando la via terra e non la via sull'acqua. Poi vedremo il primo televisore in bianco e nero, le famosissime lezioni del maestro Manzi, che ha avuto secondo me un'idea veramente eccezionale e per l'epoca davvero innovativa, perché lui aveva pensato di insegnare a chi non sapeva farlo a leggere e scrivere utilizzando la televisione per fare delle lezioni a distanza. Per noi oggi è normale, le lezioni a distanza oggi vengono fatte online sfruttando internet, però è comunque un sistema che noi conosciamo bene, che consideriamo normale. Però all'epoca, quando non esisteva internet e c'era solo la televisione come mezzo di comunicazione, questo maestro è riuscito ad arrivare nelle case degli italiani, nelle case di persone che comunque non avevano mai avuto l'opportunità di imparare a leggere e scrivere e insegnare loro a farlo, quindi anche dare la possibilità di adeguarsi meglio a quell'Italia che stava cambiando così tanto. Quindi io lo ritengo veramente un personaggio importantissimo per la storia dell'Italia. E poi ancora attraverso gli occhi di questo bambino vedremo tantissimi cambiamenti, vedremo anche come la sua crescita lo porterà a fare delle riflessioni, capirà che per crescere davvero bisogna necessariamente lasciare indietro qualcosa. È un libro secondo me molto interessante questo, che ha sicuramente la parte storica di questa nostra Italia che è cambiata così tanto, soprattutto a partire dagli anni 60. Poi vedremo anche le sue riflessioni individuali, le sue emozioni, i suoi cambiamenti, quindi secondo me sarà interessantissimo. Il prossimo libro si intitola Brutale è il risveglio. Vedremo una coppia alle prese con la nascita della loro prima figlia. Apparentemente sembra una famiglia felice,
ma in realtà ci sono delle rivalità sottostanti, delle tensioni, un senso di svuotamento e di oppressione che viene fuori proprio con l'arrivo di questa bambina. Quindi mi sembra un libro molto interessante perché racconta una storia che molto spesso rimane in ombra, perché quando si parla di bambini che arrivano in una famiglia, quando si parla di nuove nascite, si tende sempre a sottolineare l'aspetto bello della cosa, però ci sono anche invece tante famiglie e tante coppie che con la nascita di un figlio vanno in crisi, quindi non si rafforzano, ma al contrario si indeboliscono. E credo che un libro che mette in luce questa realtà, perché comunque sono delle realtà, sono cose che esistono, sia interessante. Diciamo che leggere anche un po' l'altro lato della medaglia, lo ritengo comunque utile. Il prossimo libro si intitola Gli strani viaggi di Giulio Verne. Praticamente raccoglie in un unico volume tutti i suoi racconti più famosi e più belli. Io sono sincera, non ho mai letto nulla di Giulio Verne, però mi ha sempre incuriosito, quindi quando vi visto questo titolo, ho pensato di proporlo nel mio video. L'ultimo libro si intitola Cercando Virginia. Siamo a Cortona nel 1976 e vedremo Emma, la protagonista della nostra storia, che ha un padre molto conservatore che la costringe ad occuparsi solo ed esclusivamente delle faccende domestiche. Lei però ha un'altra passione, che è quella della lettura e dei libri, quindi è costretta a nascondersi nel fienile per poter leggere i suoi libri preferiti. Lo fa di notte con una flebile lucina, sperando di non essere mai scoperta da suo padre. Poi un giorno le si presenta un'occasione, quella di andare a lavorare come governante presso la casa di una ricca aristocratica. Lei accetta perché vede in questo lavoro la possibilità di diventare indipendente, di crearsi una vita diversa, di avere un futuro diverso. Quindi accetta. Questa donna, molto ricca, molto colta, si accorge che Emma ha una passione per i libri e quindi le propone durante il giorno delle ore di lettura condivisa. E i libri che sceglieranno di leggere sono di Virginia Woolf. Quindi Emma conoscerà questa nuova scrittrice, si appassionerà tantissimo ai suoi scritti che saranno anche per lei motivo di riflessione, saranno uno stimolo a cercare di migliorarsi sempre di più per poter davvero cambiare vita. Anche questo mi sembra molto interessante. Questi sono i libri che io vi propongo per il mese di maggio. Fatemi sapere nei commenti che cosa volete leggere, anche se si tratta di libri che io non ho citato, naturalmente. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.